Oggi abbiamo presentato la consueta indagine sul mondo delle cooperative torinesi per il 2022. È un mondo importante che accorpa più di 40.000 lavoratori e quasi 1.200 imprese, quindi è una realtà importante del nostro tessuto economico. Stanno andando abbastanza bene, anche se il numero cala un pochino, però le prospettive sono positive. Il 70% degli intervistati dice che sono positivi per il 2023, anche per l'occupazione e per gli investimenti. Un grande problema è trovare le persone, le risorse umane per poter continuare il lavoro e la crescita. Questo è un problema che abbiamo su tutte le nostre imprese, quindi trovare i giovani, trovare le persone disponibili al lavoro non è semplice, e questo rappresenta anche un problema per le nostre cooperative.